E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Fabio Nicolini ed oggi andrò a fare la reaction al nuovo ed ultimo trailer di Five Nights at Freddy's Security Breach. Questo trailer è uscito il 27 ottobre 2021 sul canale della PlayStation e mi è giunta voce che finalmente in questo trailer riveleranno la data di uscita del gioco. Ora so anche di esserci andato tanto vicino io con le mie previsioni, perché tanti commenti di persone mi hanno detto che ci avevo quasi preso. Io avevo detto che sarebbe uscito il 17 dicembre 2021, che essendo venerdì di solito ci sono gli sconti, è un giorno vicino a Natale ma non troppo, e soprattutto venerdì 17 come venerdì 13 sono giorni dediti alla sfortuna e alle cose orrorifiche, quindi secondo me ci stava bene come data di uscita, però pare che non sia quello il giorno ma che non abbia sbagliato di troppo. Detto questo, a più di un mese di distanza dall'uscita di quel trailer, ecco la mia reaction e la mia analisi adesso. Cominciamo subito. Ho messo i sottotitoli in italiano così che possiate leggere anche voi. Ok, questa è la Vanni. Sono intrappolato, secondo me l'ha detto Gregory. Ok. Bene. Qua c'è Chica che sta mangiando qualcosa. Non capisco. Oddio, ha attaccato Gregory. Quindi Gregory è rimasto bloccato dentro il ristorante. Sì, perché adesso è chiuso. Iniziano i protocolli notturni. Però c'è la guardia notturna. Ok, questo è l'animatronic sole, che forse con le luci accese è sole, ma quando iniziano i protocolli notturni, appunto, sì, diventa la luna. Quindi è ufficiale, sono lo stesso animatronics. Qua Gregory che entra dentro Freddy, quindi sì, a mo' di mecha. Ah, e lo usa per schivare gli altri animatronics cattivi. Geniale, geniale. Questo è Freddy che parla. Ok. L'importante è muoversi fino alle 6 del mattino, quello è l'obiettivo del gioco probabilmente, perché le porte, come avete visto, si stanno chiudendo. Oddio, cos'era quella roba? Bruttissimo. Comunque è una bellissima grafica. Roxanne Wolf. Puoi stannarla con un flash, è molto interessante questa cosa. Glamrock Chica, lei è veramente distrutta, poveretta. Bella questa scena. Montgomery Gator. Lui ha una forza impressionante, bisognerà stare attenti, secondo me. Freddy Fazbear. Ok. Oh no, Vanni. Un disclaimer che ci esonera da ogni responsabilità durante la visita è veramente bellissimo. E secondo me, siccome dice passano notte fantastica, forse deve essere rivolto direttamente alla guardia notturna questa frase. Ecco quelle bambole strane che vedevamo. Pronti per la data? Oh, 16 dicembre 2021. Accidenti, ho sbagliato di un solo giorno, ma vi rendete conto? Io avevo detto che era il 17 dicembre fin dal primo trailer. Porca vacca, per così poco. Alla fine lo fanno uscire di giovedì e non di venerdì, forse perché economicamente a loro conviene. Però che bel trailer, cavoli, mi è piaciuto veramente tanto. Allora, così a caldo vi posso dire che intanto bellissima grafica, spero che riescano a mantenerla anche durante il gioco. Capisco che questa è una cinematica, quindi è boostata dal punto di vista della qualità, però secondo me non andrà molto lontano, soprattutto perché è un gioco per la PlayStation 5, che è il top di gamma in questo periodo come console di giochi. E innanzitutto sembra appunto che sia molto free roaming. Noi possiamo muoverci liberamente all'interno dell'intero edificio e dobbiamo sopravvivere fino alle 6 del mattino. Quindi non so se sia un gioco in realtà basato effettivamente su 5 notti. Perché ricordi logica, se ci pensi, io sono un bambino che mi stavo divertendo, rimango intrappolato perché sembra che Chica lo attacchi in qualche modo e lui rimanga bloccato lì. Tutte le porte vengono chiuse e lui dice: "No, no, aspettate, ci sono ancora io". Ok. Però se sopravvivi fino alle 6 del mattino, dopo esci e non torni più, cioè io me ne andrei proprio, ma mi trasferirei in un'altra città, quindi non so se sono veramente Five Night o One Night. Questo lo scopriremo. La guardia notturna non si è ancora capita se sia lei stessa Vanni in due facce diverse, in un momento in cui è buona e una cattiva, un po' come l'animatronics Sole e Luna. Abbiamo anche visto alcuni modi interessanti per bloccare gli animatronics. Non mi è parso di notare nessun easter egg strano, nessuna cosa nascosta, però insomma questa è una reaction a caldo in questo momento. Adesso per voi sarà un attimo, per me sarà qualche minuto, in cui cercherò di capire per bene se ci sono alcune parti che ho mancato e vedrò di analizzarle meglio poi qua con voi.
Ed eccoci dunque giunti nella parte più riflessiva di questo video. Andrò ad analizzare bene ogni singolo dettaglio interessante e degno di nota di questo trailer. E devo dire che ne ho trovati alcuni che mi hanno particolarmente incuriosito. Cominciamo innanzitutto dal primo, dove possiamo vedere Chica che attacca Gregory. Una cosa che non ho notato a prima vista è che lei viene schiacciata da un trita rifiuti. Infatti si può notare in una vecchia immagine teaser, c'era una specie di rottame di Glamorous Chica all'interno di una stanza piena di rifiuti. Non sappiamo bene come mai esista questo posto, però sembra che l'edificio sia molto grande. Effettivamente può darsi che sia lì che Gregory rimane intrappolato e che Chica tenti di attaccarlo prima di essere schiacciata da questa pressa, ed è per questo che poi lei sarà tutta rovinata e rotta anche nella parte successiva del gioco. Secondo punto interessante riguardo l'ambientazione è quando vediamo l'animatronics sole trasformarsi in quello luna. L'ambiente intorno è la stanza della guardiana notturna. Infatti possiamo notare in basso a sinistra gli schermi che vedevamo quando andavamo nel sito della Steelwall Studio a vedere Freddy e Friends on Tour, quei cartoni animati che dovevano fornirci gli indizi riguardanti il gioco. Quindi probabilmente questo animatronics comparirà proprio dentro la stanza con la guardiana notturna. Insomma, sembra che sia quello il luogo di partenza. Adesso passiamo agli animatronics, in particolare a Freddy Fazbear. Intanto ho notato che l'utilizzo di Freddy in versione mecha è limitato, infatti ha delle batterie e probabilmente ha una potenza appunto ridotta, proprio perché così siamo costretti a dover uscire e usare Gregory in giro per il locale e rischiare quindi di essere attaccati dagli altri animatronics, tanto che Freddy probabilmente va lasciato in certe zone per ricaricarsi. Altra cosa, sembra che Vanni abbia preso il controllo di tutti quanti gli animatronics principali, ma questo già lo avevamo intuito, e anche di Freddy stesso. Il problema è che Freddy sembra abbia un malfunzionamento sull'hackeraggio di Vanni, e quindi in sostanza con questa doppia negazione fa sì che lui rimanga buono e non diventi cattivo come gli altri. Di conseguenza aiuti Gregory a cercare di sopravvivere fino alle 6 del mattino. Veniamo ora a un altro pezzo forte per quanto riguarda gli animatronics nemici, ovvero il Music Man, quell'enorme ragnone gigante terribile con la faccia da robot che mi ha veramente impressionato durante il trailer, che abbiamo visto alla fine dell'ultimo cartone di Freddy and Friends on Tour, che si vedeva questo essere con 6 braccia meccaniche che concludevano con dei guanti camminarci davanti allo schermo. Ebbene, molta gente ha pensato che fosse una versione rivisitata di Mangle, ma per me non aveva particolarmente senso, oppure sono uscite fuori veramente tante idee strane, però qualcuno ha anche detto il Music Man. È molto strano che sia presente in questo gioco, non so il perché lo sia, siccome le uniche volte in cui appare sono in Five Nights at Freddy's 6 Pizzeria Simulator e Five Nights at Freddy's 7 Ultimate Custom Night, che però dovrebbero essere più o meno scollegate da questo gioco. Non del tutto, soprattutto il 6, che vuol dire che chi ha costruito questo Freddy Fazbear Pizzaplex potrebbe aver ripreso alcuni degli animatronics del passato, può averli riproposti in chiave più strana, non lo so. Non so neanche se in realtà questo animatronics sia effettivamente ufficiale o l'abbia magari costruito Vanni per i suoi scopi. Però comunque bravi a tutti quelli che hanno pensato fosse il Music Man, perché sicuramente ha le sue fattezze. E per concludere, veniamo dunque a quello che io ritengo il pezzo forte di questo trailer, ovvero quei robottini animati. Le avevamo già notate all'interno di un glitch negli ultimi cartoni di Freddy and Friends on Tour, però stavolta si vedono molto meglio e vediamo che hanno un aspetto molto particolare, che ricordano molto la faccia della Puppet, ma anche quella dei bambini uccisi da William Afton, che in versione fantasma avevano le lacrime agli occhi, proprio come questi qua. Molto interessante il fatto che si trovino all'interno di una fossa comune, praticamente nella parte della discarica del locale, il che fa pensare che possono essere dei resti di vecchi robot camerieri, per esempio quelli che si vedono nel primo teaser di FNAF Security Breach, che magari sono stati riassemblati da qualcuno oppure si sono riassemblati un po' tra di loro e diciamo che non abbiano mai smesso di funzionare effettivamente, ma sono solo un po' mal funzionanti e quindi un po' dei devianti, e questa è una possibilità. Tra l'altro sul loro petto c'è scritto In Your Dreams, quindi nei tuoi sogni, o forse nei tuoi incubi, spero questo di no, anche perché ci sarebbe scritto In Your Nightmares, immagino. Ma in ogni caso io mi sono fatto un'ulteriore teoria e spero che non sia corretta, perché sarebbe veramente veramente brutta. Vanni utilizza il gioco in realtà aumentata per prendere parti di Remnant a tutti i giocatori di quel gioco, così da accumularne una buona dose per poter inizializzare il processo per far risorgere William Afton con un corpo fisico. Solo che non le bastano, e quando gli altri sviluppatori se ne accorgono cominciano a darle la caccia, ma come ben sappiamo lei è in grado di muoversi all'interno dei videogiochi, per
perché è capace di entrare e uscire da un mondo virtuale. Quindi è riuscita a sfuggire e ritornare in questo nuovo ristorante che, come io avevo teorizzato, viene usato solo come trappola per attirarla al suo interno e usare una guardia notturna per poterla catturare prima che faccia troppi danni, catturi altri bambini. Di conseguenza diciamo che questo ristorante è un po' una farsa fatta apposta per attirare Vanni e farla finire in trappola e dopo in carcere. Il punto è questo: mentre la guardia notturna deve riuscire a catturarla, bisogna darle qualche esca. È brutto detta così, però probabilmente lei ha già catturato all'interno di questo ristorante diverse anime e remnant di altri bambini nel corso di magari giorni precedenti, e le rimane solo Gregory, l'ultimo bambino prima di poter far tornare il suo signore e maestro William Afton. Ed è proprio su questo che si basa questo gioco. Detto tutto questo discorso, non vorrei che nel frattempo che attende di poter catturare Gregory, lei abbia messo il remnant di questi bambini all'interno di vecchi robot o rottami che poi ha costruito in questi piccoli fantocci. È una teoria che spero non sia corretta, perché sarebbe veramente da pelle d'oca e veramente brutta, anche perché questi qua mi sembrano invece molto più dei nostri nemici, punto, cioè proprio degli altri animatronics che ci daranno fastidio un po' come le minirina. Però insomma hanno un aspetto che mi ricorda molto i bambini uccisi, hanno questo bagliore negli occhi come se ci fosse qualcosa da dentro che li animi, e poi c'è scritto proprio "nei tuoi sogni", come se ormai non avessero più speranza di avere un corpo ma sia solo qualcosa di onirico. Detto questo, non vedo l'ora che il gioco esca, ormai siamo agli sgoccioli, manca meno di una settimana. Spero che le aspettative siano ben ripagate, perché l'hype ormai è alle stelle. Mi auguro anche che sia l'ultimo gioco della saga, perché così possa concludersi in bellezza senza andare ad allungare ulteriormente troppo il brodo, che già secondo me l'hanno tirata molto per le lunghe, e se la chiudessero qua sarebbe perfetto, soprattutto anche perché Scott Cawthon, come sapete, ha abbandonato il franchise, quindi sarebbe già qualcosa di diverso, quindi portarlo ulteriormente avanti non converrebbe troppo a parer mio. Comunque il video è finito, spero che vi sia piaciuto, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto per farmi sapere le vostre teorie inerenti a questo trailer, mi raccomando guardate i link utili per voi in descrizione, e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao!